Una parte della seconda D sta seguendo una lezione di sala bar con il professor Luigi Manzo. Siamo venuti per l'occasione in un nuovo laboratorio che si sta allestendo, professore, grazie fortunatamente all'intervento di alcuni sponsor. Di che cosa si tratta? Sì, intanto finalmente, appunto, grazie ad alcuni sponsor stiamo allestendo questo laboratorio, che è una nuova aula dimostrativa sia di bar che di enologia. Quindi sarà usata dai nostri dagli insegnanti sommelier, sarà usata dagli insegnanti barman, ed è un'aula dimostrativa. Infatti potete vedere alcune, oggi la lezione del giorno con la seconda D sono tecniche di miscelazione, per cui stiamo spiegando come si miscela correttamente il cocktail. Stiamo utilizzando l'acqua, perché giustamente in seconda non c'è bisogno di sprecare alcolici, perché loro devono imparare la manualità, quindi c'è tanta manualità. E la cosa importante è che quest'aula la vedrete man mano crescere. Noi speriamo di inaugurarla al più presto ufficialmente, intanto ci possiamo lavorare, che è già tanta roba. Bene, allora, le tecniche di miscelazione, è giusto che anche i nostri telespettatori apprendano queste tecniche perché la realizzazione di un cocktail sia perfetta. Quindi come si procede? Allora, qui stiamo facendo la tecnica del mixing glass. Il mixing glass è quel bicchiere miscelatore che serve per miscelare cocktail che hanno degli ingredienti con peso specifico uguale, per esempio gin e vermouth, che vediamo lì. Quindi tutti i cocktail che si amalgamano facilmente vanno fatti nel mixing glass. Ora è più semplice, perché nelle ricette internazionali uno legge il procedimento, va a vedere quale strumento si usa e lo fa. Però questo vale più per i professionisti. Io ti do degli ingredienti e tu deciderai dove miscelarlo. Se ci sono ingredienti col peso specifico diverso, ad esempio sciroppo di granatina, e il peso è diverso dal gin, è più pesante, diciamo così, perché lo sciroppo pesa di più, allora si utilizza un altro strumento che sarà oggetto della prossima lezione, che sarebbe il Boston Shaker, che è formato da due pezzi. Questo si agita, e perché amalgama meglio gli ingredienti. Ecco, andiamo un attimo vicino all'alunno. Ti chiami? Michael, allora Michael, mi pare che tu stessi raffreddando questo miscelatore, è vero? Come si fa? Allora, io inizialmente ho preso il ghiaccio e l'ho messo nel mixing glass e nel bicchiere, e in seguito ho girato. Ecco, se servendoti con lo stir. È dello stir, fai vedere anche questo strumento. Lo presentiamo alla telecamera, quindi in qualunque, diciamo, negozio di forniture alberghiere o per barman, per bar, si possono trovare questi anche strumenti. Di plastica fosforescenti, per esempio. Anche di plastica fosforescenti, quindi se vogliamo essere anche un po' scenografici. Bene, e quindi stiamo raffreddando. Dopodiché, professore? Una volta che si è raffreddato il tutto, si butta via dell'acqua che eventualmente si è formata, si filtra con questo aggeggio che si chiama strain. Strain to strain vuol dire in inglese filtrare, perché altrimenti facciamo un cocktail annacquato. Siamo pronti e facciamo il cocktail versando tutti gli ingredienti. Si rigira di nuovo con lo stir e si serve infine una coppetta cocktail. Molto importante che i nostri cocktail sono generalmente di 7 centilitri, per cui quei beveroni che vedete in giro spacciati per martini eccetera, non è roba che esce dall'alberghiero, mi spiace. Ecco, lo precisiamo, perché noi facciamo le cose come effettivamente